un signore veneziano mi ha telefonato e ha detto: sono un dirigente della RAI di Venezia, mi chiamo Enzo Lupparelli, ho fatto un programma di film muti alla RAI perché lavoravo alla RAI di Roma, non gliene fregava niente a nessuno, ma l'ho fatto io, una serie di pellicole, non so che farmene, sono sulle origini del cinema, insomma, le vuole lei? E così io le ho prese subito, sono quelle cose a cui non puoi dir di no, insomma. Mi sono anche fatto comprare un proiettore 16 mm all'università e ho cominciato a studiarmi questi One Reel di Griffith e il cinema americano delle origini. Era una trasmissione americana nata dalla collezione di William Heverson, molto bella, si chiamava Movie Museum. E lì per un po' di anni ho lavorato su questa collezione, grazie appunto a questo signore che mi ha indirizzato in questa direzione. Mi sono appassionato moltissimo al primo cinema americano, a come nasceva il racconto cinematografico. Avevo questa consistente, una trentina di film di Griffith, i serial, Aquila Nera di Lonciani, tante cose, come nasceva il cinema, una serie di proiezioni bobine su Méliès piuttosto che Lumière, su Porter, e quindi queste mi servivano anche per le prime lezioni. Senza, allora appunto siamo in ere distantissime, ogni cosa era difficile proiettare. Tu potevi fare un corso di 60 ore, ma proiettare un film, i soldi, perché le cineteche ti prestavano un film, ti affittavano un film, ma mandavano anche una persona d'accompagnamento. Quindi non si fidavano, pensavano che chi aveva le cose gliele rubasse o le riproducesse alla velocità della luce, eccetera. Quindi era vero che anche succedesse, ma c'erano anche delle non si sapeva bene da dove venivano molte delle loro cose, appunto, e per quello che volevano che fosse. E questa è una storia che magari vi racconto alla fine, se perché adesso sto inseguendo un film perduto, che è perduto, ma che insomma porta, per la cosa del Serendipity, a imparare molte cose o a sospettare molte cose, ed è legato a Salò, a Venezia, alla Pagnacco sa qualche cosa, credo ci abbia dato qualche informazioncina che ci ha aperto gli occhi. E allora appunto con questo fondo per un po' di anni ho fatto, era una fase in cui la mia formazione portava anche a applicare al cinema degli strumenti linguistici, filologici, semiologici, insomma. Contemporaneamente però c'era stato un evento nel Veneto che credo basilare per molti di quelli che poi hanno preso la strada dello studio del cinema muto: le giornate del cinema muto di Grado, volute da un pittore che era Giuseppe Zigaina e da Davide Turconi, che aveva avuto anche lui un colpo di fortuna pazzesco, cioè aveva trovato in Svizzera un fondo di un abate dentro a un convento di 1800 pellicole del mondo. Turconi ha fatto tanto di quella roba, ha fatto mamma mia, Turconi. Ma era di questi pionieri che facevano altri mestieri, ma che sono stati fondamentali. In questi primi anni, tra il 70, 71 e 72, lui ha mostrato il western muto, una cosa memorabile, e il cinema italiano muto. Visto il cinema italiano muto, visto scendere la Bertini da quelle scale di Grado, eccetera, ha avuto un'illuminazione. E mi sono detto, cercherò una serie di persone con cui tentare di fare la storia del cinema italiano, che va scritta. Non c'è, va scritta.
per un po' di anni ci ho provato con tante persone, tutti mi dicono non mi interessa per niente fare il lavoro di storia del cinema perché è difficile, perché non ci sono i film, perché... però io ho cominciato a fare dei corsi sistematici su questo, prima a Padova, poi sono andato a Verona. I primi anni che ho insegnato insegnavo a titolo gratuito, quindi dovevo insegnare anche a scuola per vivere con una famiglia che cresceva in maniera così smisurata, operata, non so. E quando mi hanno proposto di andare a Verona ho accettato subito, e a Verona mi si è aperto un tempo e delle possibilità di lavoro straordinarie, perché a Verona avevo 5 studenti. La seconda cosa, ho cominciato a esplorare le possibilità di studiare cinema muto italiano, cinema del fascismo. Chi c'era che aveva delle cose? Le cineteche, appunto, erano, già da subito si capiva, erano da evitare, perché erano costose, non ti dicevano cosa avevano, c'erano dei privati, e questo è una cosa che ci coinvolge. Ne ho conosciuti due, uno lo conoscevo perché era l'operatore di una delle sale cinematografiche veneziane dove andavo regolarmente quando avevo 16-18 anni all'Arsenale, e che si chiamava Predonzan, che aveva tanti film, tantissimi film, e che non sapeva cosa fare, se doveva anche lui buttarli via, li teneva in un garage insieme a manifesti. E lui mi ha detto, ma ho proposto di cedere questi miei fianchi e di regalarli alla Cineteca di Roma, alla Nazionale, ma mi hanno detto non gli interessava niente, quindi non li volevano praticamente. Io non avevo spazio per prendere, perché si trattava di film a 35, cose molto spaziose, però da lui ho avuto in prestito dei film. E poi ne ho scoperto un altro che faceva circolare i film nelle caserme, e che aveva dei film del fascismo, di propaganda e non di propaganda, che altrimenti non c'erano in circolazione. Voglio farvi vedere Intolerance. Non era così. Non facevi vedere nulla, quindi dovevi immaginarti in un corso, se andava bene, di far vedere 5 film, 4 film. Allora, il fatto che io avevo per un po' di anni, ho vissuto in rendita con queste cose che mi ha regalato Luparelli, poi ho scoperto, come anche del resto Muda a Genova, Carlo qua a Venezia, che si potevano comprare dei film, c'erano dei pirati che riproducevano in giro per il mondo fuori diritti, in qualche maniera vendevano delle copie sia dei film muti ma anche di film italiani del muto, anche a 16 mm e a 8,5. Io ho optato per gli 8,5 perché costava meno, insomma, e ho un po' incrementato la mia cinetechina, insomma, che tuttavia a quel punto cominciava a diventare importante per me pensare anche di abbandonare, c'era avevo dentro una pressione a voler scrivere questa storia del cinema. Avevo scritto un libro sul cinema italiano tra le due guerre, 2 o 3 editori mi chiedevano di rischiare fare la storia del cinema italiano. Io ho cercato altre 2 o 3 persone con cui farla, ma non le ho trovate. E nel 76 ho deciso di firmare un contratto. Tra i 3 che ho scelto un contratto con un editore più vicino alle mie, così, più vicino politicamente, un editore che si stava trasformando, aprendo, non era più l'editore di partito, diciamo, ma sembrava avesse, e questo mi è andato bene perché ho avuto il tempo a disposizione, tutto lo spazio che volevo, insomma. Sui diritti invece è stato più duro avere i diritti del libro, ma detto questo sono contentissimo di aver
pubblicato La storia del cinema italiano con gli editori riuniti. Come ho cominciato a quel punto a occuparmi di altri archivi? Avevo bisogno, proprio la fame di trovare i film, di trovare i materiali, e allora mi sono venuti in aiuto dei collezionisti italiani, stranieri, e i film muti italiani sono andati a cercarli all'estero, era più facile, curiosamente. In Italia Davide Turconi mi ha aperto generosamente tutta la sua biblioteca, che era una cosa sterminata e soprattutto piena di materiali americani, e questo mi è servito moltissimo. Poi appunto ho avuto l'idea, così, quelle intuizioni irrazionali ma giuste, in seguito, questo l'ho raccontato anche tante volte, in seguito alla previsione di spesa che la Cineteca di Milano mi ha fatto per potermi far vedere in moviola, o anzi no, la moviola mi hanno detto che non l'avevano, non la potevano utilizzare, dovevo affittare una sala per vedere Ma l'amor mio non muore, e il costo di quella sala era nel 77 di 450.000 lire, perché era una grande sala in centro Milano. Questo significava 3 mesi del mio stipendio circa, insomma, per vedere un film della Borelli, che fra l'altro avevo visto malamente. Allora ho avuto questa intuizione, ma quanto mi costerebbe andare in America, a Washington, a vedere il fondo Klein, che ha almeno una cinquantina di titoli del muto americano, e già che ci sono, andare in altri posti? Beh, mi costava circa quella cosa lì. Se poi avevo degli amici che mi ospitavano, mi poteva costare di meno. Se poi facevo delle conferenze, insomma, la fortuna ha voluto che il Ministero degli Esteri nel 70, proprio nel 77, mi chiedesse di fare un programma per, di film italiani per il mondo, di pensare a una cosa che potesse andare per il mondo. Allora, il primo viaggio americano l'ho fatto con l'anteprima di questa retrospettiva di Bolognini, che poi è andata in 45 paesi, che ho portato il primo anno a New York, a Los Angeles, a San Francisco. Ho approfittato e mi sono preso una settimana in cui mi hanno fatto vedere alla moviola, a titolo gratuito, senza spendere una lira, a Washington questi 50 film della collezione Klein. Poi mi hanno detto che avevano 80 casse di documenti, che se volevo me le fotocopiavano senza che stessi lì a perdere tempo a vedere. Io ho pescato a caso, ho detto: beh, fatemi queste fotocopie. E quindi un capitolo importante della mia storia è nato da visione diretta dei film, ma non in Italia, all'estero. Poi ho scoperto che in altre cineteche c'erano altri film, ho continuato ad andare molte volte a Washington, anche perché appunto andando la prima volta gli archivisti americani mi hanno detto: ma però dovresti andare anche a vedere i documenti, sia qui che ci sono tutti i documenti dei rapporti tra governo americano e governo italiano dagli anni 30 in poi. E me lo sono fatto dire 2 volte, ho organizzato un viaggio una volta solo per vedere questi documenti, e sempre anche lì gli archivisti americani non solo ti davano i documenti che chiedevi, sapevo poco di fatto, ma mi dicevano: ma c'è anche questo da vedere, ci sarebbe anche questo, potresti fotocopiare anche. E lì ho visto per esempio che c'era un gruppo di giapponesi, 4 o 5 giapponesi, che avevano occupato tutte le fotocopiatrici che allora erano in quella carta termica, insomma, e stavano tutto il tempo lì, e io non riuscivo a infilarmi dentro a quella cosa. E allora mi hanno detto: beh, loro hanno una borsa di studio per un anno e devono fotocopiare tutto il fotocopiabile, perché questo gli costa molto di meno che mandare centinaia di studiosi a studiare a Washington. Allora, detto questo, io ho fatto un po' di conti, ho detto: vabbè, fotocopiate anche a me
un bel po' di documenti, 1000 pagine di documenti, tutto il 38, tutto il 39, il 42, 43, e poi fino agli anni 50, fino a quando era consentito dalla legge, perché erano 30 anni prima, i documenti si liberavano 30 anni prima. Quindi la storia del cinema italiano di quella fase lì è stata fatta con materiali che trovavo all'estero, perché la realtà italiana era piuttosto carente. A questo punto però, giunto tra il primo e il secondo volume della storia del cinema, un altro colpo di fortuna abbastanza straordinario, che ha lo stesso di nuovo impresso un'altra strada al mio lavoro. Mentre così scrivevo di questa storia del cinema italiano, una notte mi è venuto in mente, proprio nella struttura, ho sognato me stesso che mi rivolgeva questa domanda: ma della tua storia di spettatore vuoi raccontare qualcosa? Lo spettatore perché non c'è in nessuna storia? E allora me lo sono domandato, e una volta sveglio ho detto: beh, come si fa a raccontare una storia allo spettatore quando gli elementi non ci sono? Da che fonti parti? Come metterli insieme? Credo pochi mesi dopo, mentre cercavo di pensare a questo, avevo letto per fortuna l'articolo di Calvino sull'autobiografia di uno spettatore, in cui Calvino esordisce in questo modo: ci sono stati anni in cui andavo al cinema tutti i giorni, anche 2 volte al giorno, anni in cui il cinema è stato per me il mondo. Allora, quando leggi una cosa del genere, dici: beh, questa è già un'indicazione di una strada. Se lui ha ricostruito benissimo atmosfere, emozioni, anche altri, e buttando le mani saltava fuori di tutto sugli spettatori, su cosa vedevano negli anni 30-40. Contemporaneamente, appunto, un mio allievo che stava per lavorarsi con me mi dice: ma io sono figlio di nipote di gestore di un cinema a Valeggio sul Mincio, e mio zio è morto, i familiari stanno vendendo questa sala cinematografica, ci sono un bel po' di robe che devono buttare via, ma nel giro di pochi giorni, le interessano? E io ho detto sì. Il giorno, non dico il giorno dopo, ma pochi giorni dopo sono andato lì e ho costituito un primo fondo grosso, importante, di locandine, manifesti, lettere, contratti, fotobuste, cose di ogni tipo. Non c'erano foto, ma riviste delle majors, una marea di documenti. E questo mi ha cominciato a lavorare dentro com'era la visione di un film, non solo in sala, ma fuori dalla sala, cosa si vedeva, come costruivi un racconto. Ho lavorato per la Biennale, una mostra grandiosa, usando questi materiali nell'82, mi sembra, che si chiamava Il consumo culturale, sul consumo culturale nel dopoguerra, insomma, e lì ho messo in mostra un bel po' di questi materiali, ho cominciato a pensare alla storia dello spettatore, dopo aver scritto un capitoletto sullo spettatore degli anni 30 nella storia del cinema italiano. A quel punto, ovviamente, le realtà locali, conclusa la storia del cinema italiano nell'82, un po' avevo cominciato a collaborare al Mattino di Padova, un po' mi dicevano: ma perché te ne vai sempre all'estero, non ti occupi di realtà locali, eccetera. E ho cominciato a pensare di fare dei corsi di microstoria sulla storia del cinema nel Veneto, e quindi di entrare in contatto con archivi del Veneto, di documenti, eccetera. Sono partito da Padova perché era la cosa più semplice,
dove si va? Si va al comune, vedi se ci sono manifesti, vedi se ci sono contratti per gli ambulanti, per l'apertura delle sale cinematografiche, poi vai in biblioteca civica e trovo due casse di manifesti, di documenti non schedati e contemporaneamente girando nei mercatini avevo trovato dei documenti sparsi anche importanti di progetti di sale cinematografiche che venivano venduti a due lire, di immagini d'attori, programmi del primo cinema. E questi due casse di documenti era ciò che restava della biblioteca di Bruno Brunelli, che era stato uno storico del teatro padovano, veneto, importante, aveva contribuito a far riscoprire Zante. Però la sua biblioteca, veramente importante, era stata venduta tutta in America. Ecco, dove vanno le cose? Era stata venduta in America ancora negli anni 50, 60. E quindi non si poteva probabilmente usare, però questi piccoli documenti, questi fragili documenti mi consentivano, consentivano al mio corso, al seminario, ai miei studenti di lavorare su realtà locali. E allora lì ho pensato, appunto, non pensando da solo perché volevo inseguire questa storia della visione a quel punto, già che ci siamo, insomma, puntiamo a fare una storia in cui lo spettatore non è solo spettatore cinematografico, ma è uno spettatore che si muove nelle immagini in un arco di tempo più grande. Senza darmi dei tempi, devo, non avevo nessun contratto, né faccio dei corsi, vedo cosa imparo da delle perlustrazioni andando a caso, anche perché avevo incontrato nel frattempo Tönle del romanzo di Rigoni Sterna. Tönle esce nel 78 questo libro ed è un libro straordinario, un libro opera mondo, insomma, che racconta la storia di questo venditore di stampe, ultimo venditore di stampe di generazioni che erano partite dal 700. Mi è sfuggito il titolo. La storia di Tönle, Mario Rigoni Sterna, 1978. Ecco, questa storia di Tönle racconta di venditori di stampe, anche lì non si sapeva niente. Questi venditori di stampe del Tesino però cominciano a incuriosirmi e cerco di vedere cosa poteva saltare fuori da una ricerca. Vado a Bassano a vedere per le vedute d'ottica, visto che c'era qualche immagine con le stampe popolari e gli spettacoli popolari a Venezia. Il Goldoni ne parla nei Rustichi del Mondo Nuovo. Allora questo l'avevo nella testa, le frasi «Mico già era giovane, me pare me diceva gusto andare a vedere il Mondo Nuovo o gusto che te daga do soldi, mi metacavo i do soldi». E anche l'altro dice, sì, anche a me, io vado a teatro, non mi piace niente, mi addormento sempre. E, però c'era questo Mondo Nuovo che era documentato. Dentro al Mondo Nuovo c'erano queste stampe popolari che mi attiravano molto. Vado a Bassano, al Museo di Bassano, dove hanno una grande documentazione dei Remondini, e non c'è nessuna veduta d'ottica. Nessuna veduta d'ottica. Allora, questa è un po' una sfida, una provocazione. Come? Tutta la documentazione di Remondini, tutte le altre stampe possibili le trovi, trovi le stampe di Dürer e non hanno conservato nessuna veduta d'ottica. Poi scopriremo che ci sono anche stampe come veduta d'ottica di Canaletto, però 20 anni dopo l'abbiamo scoperta. E allora decido anche lì, da una parte, di impiantare una collanina di libri sulla nascita dello spettacolo nel Veneto, con un'editrice che abbiamo contribuito a creare che si chiamava Il Poligrafo, insomma, e trovo come primo autore già uno studioso già abbastanza formato, più grande dei miei laureandi,
in maniera che possa con lui lavoro di più per fare un libro che sia un modello di microstoria, che non sia puramente descrittivo, ma risenta anche in quella fase lì, era molto influenzato dalla storiografia francese, da Brodel piuttosto che da Le Goff, da Libby, quindi una storia di cultura materiale, una storia non descrittiva, una storia economica, di cultura materiale anche immateriale. Le strade dei sogni sono importanti quanto le strade dei passi segnate dai passi. Quindi cercavo di inseguire le strade dei sogni, insomma, insieme a degli studenti, pensando che fosse un'occasione comune per studiare lo spettacolo nel Veneto. E intanto mi riservavo l'idea di studiare il Veneto nei secoli passati. Ho fatto due o tre corsi sul cinema, l'avvento del cinema e lo spettacolo a Padova, a Venezia, e poi ho trovato delle persone. Solo che il primo volume di questa serie era così bello, così ben illustrato, a colori, così, che non ha venduto, così caro, che non ha venduto quasi nulla. Allora l'editore ha chiuso la collana con tutti gli altri volumi che erano pronti. E nel frattempo io avevo avuto modo di conoscere altre collezioni, altri privati, di scoprire appunto chi raccoglieva cose sul precinema. E uno degli incontri importanti è stato con Laura Zotti, che cominciava a fare degli spettacolini di Lanterna Magica e a raccogliere materiali di Lanterna Magica. La fortuna è stata anche che suo figlio era lo stesso drogato dalle immagini e così, e quindi è venuto a chiedermi la tesi, e non potevo che dargli una tesi sul precinema e dire: vabbè, proviamo, io sto facendo sta roba, se vuoi proviamo a vedere, io mi occupo di una roba, tu di un'altra. E lui si occupava dei Raimondini, era per vocazione, sarebbe stato un bravo storico dell'arte, insomma, ha fatto anche il catalogo dei Raimondini, ha curato anche il catalogo dei Raimondini. Però appunto la malattia che l'ha preso di voler andare avanti con la storia del cinema l'ha poi spinto a continuare le ricerche, sempre occupandosi di precinema piuttosto che di cinema. Però è stato il mio compagno d'avventura e di scoperta di archivi di ogni tipo sul precinema. Appunto il fatto di scoprire che non c'era a Bassano nessuna veduta d'ottica ci ha posto a interrogarci: ma chi sono i grandi collezionisti di queste cose? Ce n'era uno a Monaco. Quando ho cominciato questa ricerca in funzione di una mostra, perché la direttrice del museo di Bassano, molto sensibile alla cosa, aveva varato questo progetto del catalogo Raimondini, ha detto: beh, dobbiamo però coprire questo vuoto e possiamo fare anche una mostra sul... E nell'88 circa abbiamo fatto questa mostra sul precinema e sui Raimondini soprattutto, ma chi ci ha dato quasi tutti i materiali era questo collezionista tedesco di Monaco, insomma, che ci ha aperto un mondo. Cioè, quando siamo andati lì, io avevo visto in giro per il mondo, viaggiando in Spagna, avevo comprato vedute d'ottica a 2 lire, proprio le trovavi in grande quantità, e sapevo che l'intera quantità di vedute d'ottica prodotte nei 4 centri europei era di 5.000 e tanti soggetti. Noi ne conoscevamo 50, 60, ne avevo visti un po' qui a Praga, un po' qua e là. Ma siamo andati a casa di questo signore e questo ci ha detto subito: ma io ho una buona collezione, sì, 2.800 soggetti. Quindi noi, grazie solo a questi 3 giorni siamo stati lì, conoscevamo l'iconografia prodotta in Europa
grosso modo, insomma, ci mancava la metà, ma molte erano le stesse cose, insomma, quindi non c'era bisogno di aggiungere, sapevamo tutto sull'iconografia, e quindi questa cosa qua, appunto, nella ricerca non lo sai tu, hai fortuna, accade questa cosa, insomma, questo signore poi ha ceduto tutta la sua collezione, in parte ha avuto l'intelligenza, anche a Bassano ha avuto l'intelligenza di comprargli le vedute d'ottica Remondini, che non erano tutte quelle prodotte, ma su 160 ne aveva 120 circa, quindi una cosa piuttosto grossa, questo 15 anni dopo, ecco, come una collezione. Poi abbiamo trovato altri collezionisti di ogni tipo, uno milanese che si chiamava Alberto Milano, che collezionava stampe popolari di ogni tipo, e quindi lui ci ha aiutato molto con i diorami, perché ogni collezionista poi ti apriva un mondo parallelo, tu appunto vai sempre pensando, chiedendo una cosa, e poi ne scopri. Stante il fatto che il collezionista di solito viene preso per matto. Certo. Soprattutto dai familiari che non vedono. Che di disfarsi nei modi più rapidi. Con la tua moglie. Esatto. Quindi noi, ma per natura, perché non solo avevamo molto rispetto dei collezionisti, ma cercavamo anche sempre di coinvolgerli attivamente in quello che si faceva. Mai chiedere mi dai questo pezzo e basta lì, perché questo almeno culturalmente non funziona così. E quindi in questo forse tante volte abbiamo avuto fortuna, perché abbiamo trovato il modo giusto per accostarci. Nessuno di noi è andato, siamo gli storici che vogliamo, sappiamo che. Andavamo a cercare proprio di scoprire, di ammirare, di ringraziare. Proprio un recente collezionista che si è fatto il musetto prima di Carlo Montanaro, se l'è fatto a San Pietro in Cariano, è un signore, un medico, insomma, che ha fatto un meraviglioso musetto in famiglia di 4 stanze, tra precinema, cinema, un proiettore originale dei Lumière, un album di stampe Remondini, tutta la collezione dei mestieri che vanno per via, manifesti, locandine, macchine, proiettori. Quindi pezzo per pezzo ha inseguito il suo sogno con coerenza e si è fatto questo museo che apre gli amici. Ed è uno dei tanti casi a chi lasciare, sono patrimoni sparsi che è bene, ma appunto nel frattempo, vedendo e studiando questa straordinaria avventura dei Remondini e cercando di collegarla col resto, con l'Università di Padova, con la visione, con Galileo, con la scoperta delle macchine ottiche, il microscopio, il telescopio, Canaletto e la sua macchina ottica. Sempre più mi andavo convincendo, molto prima della Lega Nord o della cosa, che il Veneto fosse centro, proprio capitale culturale della visione, cioè tutto ruotasse qua intorno. Pasinetti anche, se la mettiamo per il Novecento, la storia del cinema, cioè molte cose passavano obbligatoriamente per il Veneto. Canaletto usa lui la camera ottica, l'uomo vitruviano, Leonardo, l'uomo vitruviano è all'Accademia, Leonardo non è veneziano, però insomma manovrando un po' le cose, insomma puoi fare una riproduzione della pagina del Codex Atlanticus, fai perfettamente identica, la metti in un museo. Poi ci sono tutti, un museo straordinario a Padova che per anni non veniva mostrato, è quello di Polemi,
Poleni è stato un grande professore di fisica dell'Università di Padova nel Settecento, amico di Voltaire, che si faceva fare le macchine perché è il primo professore in Italia di fisica che decide di passare dalla fisica teorica alla fisica sperimentale. E ogni lezione che faceva aveva la macchina per dimostrare. Quindi nel corso della sua carriera ha raccolto 400 macchine, cose meravigliose, per l'ottica alcune cose straordinarie, delle due lanterne magiche bellissime e altre cose di questo genere, e però questo museo non era visibile. Quando chiedevamo dei materiali per le mostre non ce li davano. Adesso appunto le cose, cambiando i direttori, cambiando lo spirito, si spera che anche l'Università di Padova, altri luoghi, desideri rendere pubblico, perché le fa vivere questi oggetti, se no sono morti, è quello che vorremmo anche noi. Come nel corso poi del tempo, appunto, inseguendo i Remondini e i Tesini che andavano in giro per l'Europa a vendere queste stampe, ho cercato di conoscere i Tesini, andare a vedere dove erano nati, dove si spostavano, su documenti invisibili, ma alla fine, appunto, dopo altri 10 anni da buio in sala, sono riuscito a costruire questo libro che si chiama Il viaggio dell'icononauta. Ovviamente qualcosa mi è rimasto, perché girando nei mercatini o magari anche svenandomi perché trovavo una ceramica di Meissen con una scena di venitismo di mondo nuovo, così ho raccolto dei materiali sul precinema, partendo dai primi anni 80, quando le vedute d'ottica costavano 5.000 lire, insomma, in giro, adesso dove le cifre sono irraggiungibili, infatti non ne compro quasi più, però appunto mai con la logica collezione, con la cosa che mi serviva per chiarirmi una cosa, proprio quell'immagine lì mi diceva una cosa che magari un'altra non mi avrebbe detto. E ho finito poi Il viaggio dell'icononauta nel 97 ed è la seconda tappa della storia dello spettatore, insomma, che è quella che poi coinvolge di più la mia curiosità nei confronti di materiale. Nel frattempo ho partecipato, ideato, fatto una quantità di mostre sui manifesti, sul precinema con Alberto Zotti, sui manifesti anche da solo, la collezione Salce, ho avuto la fortuna che mi hanno coinvolto quando è nato il progetto di schedare tutta la collezione Salce. Un amico ha detto: ma stiamo schedando questa collezione di questo matto, di questo Salce che raccoglieva manifesti, aveva raccolto 24.000 manifesti, dentro c'è anche una parte di cinema, vuoi partecipare? Faremo delle mostre, partiamo con una mostra generalista e poi facciamo anche la mostra sui manifesti. E quella mostra lì mi ha insegnato molto sui manifesti, a partire dal muto, perché mi sono venute varie curiosità, ho trovato poi altre cose. E poi sono diventato amico di Alberto Bolaffi, collezionista, che voleva cominciare a entrare nel mondo dei manifesti, e mi aveva chiesto di dargli dei consigli, perché non aveva esperienza sui manifesti di cinema. Però non aveva bisogno di consigli, perché nel giro di due mosse lui ha cambiato tutto il mercato del manifesto del cinema. Se i manifesti si vendevano a 1.000 lire, lui ha comprato il primo manifesto, facendolo sapere a tutto il mondo, a 20 milioni, e quindi ha drogato subito il mercato. Contemporaneamente
l'ha drogato e ha comprato una collezione che curiosamente per puro vizio ero andato a vedere a Parigi perché sapevo che esisteva questa collezione di manifesti del muto di un tale Capitaine. Lui se l'è comprata quasi tutta, insomma, a prezzi accessibili, ma già importanti. Allora, grazie a questo contatto così, ho avuto la possibilità, uno, di vendere dei miei manifesti che avevo comprato anni prima. Avevo, così per caso, lo stesso, un gallerista mio amico aveva fatto una mostra di manifesti del cinema polacco e poi non li aveva venduti, insomma, allora mi ha detto, beh, se vuoi ti faccio una buona cifra e te li vendo. E ho comprato questi 300 manifesti del cinema polacco, non sapevo bene dove metterli, poi metà sono andati alluvionati, insomma, quelli che m'ero tenuto. E invece poi, per fortuna, appunto, quando Bolaffi ha fatto questa prima mostra di vendita all'asta di manifesti, io gli ho dato quelli che consideravo più belli e vendibili, non ci ho guadagnato nulla, però almeno non sapevo cosa farne, perché nel frattempo però li avevo fatti vivere in un altro modo, ho avuto lì sì una fortuna di dare vita a questi materiali. Un regista mio amico faceva un film sullo spettatore cinematografico e si chiamava Splendor, era Ettore Scola, e mi ha chiesto di entrare un po' a scrivere delle scene di sceneggiatura. Il regista Ettore Scola? Sì, sì, ecco, io ho collaborato. L'ho conosciuto, era a Venezia. Era a Venezia, sì, e ha fatto questo film sul cinema, su una sala cinematografica, proprio mentre io stavo finendo Buio in Sala. Quindi lui sapeva che lavoravo su quella cosa, io gli ho dato quei manifesti per addobbare la sala, per creare una situazione di un improbabile cineclub di cinema polacco, insomma, a cui assistevano quattro persone, però è quello su cui ci siamo formati anche noi negli anni 50, al Basinetti e altri. E la zia collezionava foto di attrici negli anni 30, una cosa commoventissima per me, avere queste decine di album fatte, sotto ci sono i conti della spesa, e poi appunto ritagliati. C'era Maria Dennis. Sì, Maria Dennis, ma queste erano le grandi attrici americane di riviste come Cinema Illustrazione. E ritagliava dalle riviste. Ritagliava dalle riviste. Allora, questo, ecco, quindi come vedete delle cose mi arrivano, cerco di farle vivere non solo dalla storia, ma di raccontarle. E quindi queste cose qui poi mi hanno, la storia dello spettatore comunque non mi ha mai abbandonato, sempre, l'ho sempre avuto davanti, e soprattutto mi ha sempre incuriosito lo spettatore degli anni 30. Lo spettatore degli anni 30 che non vedeva cinema italiano fino al 38, era completamente colonizzato dal cinema americano. Come studiare meglio questa cosa? Ho scritto qualche articoletto, Mussolini e l'America, qualcosa, qualche, però era un argomento da affrontare con strumenti nuovi. 5-6 anni fa, nel 2007, sempre la stessa persona, Ivaretto Sturmincio, che mi aveva telefonato, mi ritelefona dicendo, ma sai, mio papà è stato ricoverato perché non è più autosufficiente, devo vendere la villa di famiglia e la vendiamo nel giro di poco tempo, nelle cantine ho trovato ancora altri documenti, altri materiali, se li vuoi. Allora sono andato con mio allievo, abbiamo caricato una nuova macchina di cose e quando ho cominciato a sfogliarli, c'erano anche delle riviste, ha cominciato a balenarmi l'idea che avrei potuto raccontare due storie. Una storia dello spettatore comune,
le emozioni dello spettatore comune. Tanto erano usciti negli ultimi anni, proprio in questi anni, le teorie sui neuroni specchio di questo grande neurologo di Parma e della sua equipe. Sono usciti un sacco di libri. Mi leggo i neuroni specchio e dico, beh, però queste cose sui neuroni specchio si trovano in tutte le lettere dei giornali popolari degli anni 30. Bisognerebbe andarsi a vedere, cioè, giornali del Corriere, Tribuna Illustrata, no, ma anche Popolo, no? Cinema Illustrazione, sì. Kines, questa ricerca poi ha prodotto questo libro che è il terzo della trilogia sullo spettatore. L'ho dato a Marsilio perché Marsilio ha pubblicato Stieg Larsson, appunto, e allora insomma Stieg Larsson vende 2,5 milioni di copie. Bastavano uno. Allora a me basterebbe anche 2500 copie tutto sommato per l'intera trilogia. Però ho pensato proprio che fosse giusto che l'editore avesse questi tre libri, e questo qua che si chiama appunto Il ruggito e il leone nasce grazie anche a quest'ultima donazione che spero di aver fatto fruttare bene per, come omaggio a questo Gino Gottardi, al suo cinema e alle emozioni che quel tipo di cinema ha regalato. E questo appunto è un libro che sono riuscito a far illustrare tantissimo, ha quasi 300 foto, quindi quasi una pagina, insomma. Adesso ci sono interi con all'interno, vedete, ecco queste foto di corpi femminili al mare, quello che chiedevano proprio ragazze, attrici anche di minore interesse, però in déshabillé, in camera da letto, molto cariche di erotismo, per l'epoca insomma era una spinta così a sognare. E a peccare. E anche, sì, ma il voyeurismo non era poi solo maschile, perché lo compravano le donne, ma lo vedevano tutti questo tipo. Il seno di Clara Calamai. Il seno di Clara Calamai. Il famoso, sì. Questo tutti lo ritagliavano. Ecco, vi faccio vedere per esempio le immagini a colori di Mae West o di queste riviste spagnole. Sono che si possono trovare lettere, quanto costa il film, il blind booking, il dover essere obbligati a comprare una serie di film. Lì ho avuto in quest'ultima volta la fortuna che c'erano una serie di lettere che dicevano: nei prossimi mesi vi diamo questi 12 film, o prendere o lasciare. C'era un film con Greta Garbo e gli altri tutti capolavori, ma la locomotiva e il vagone, il contratto era sempre uno per prendere. Però la Metro Goldwyn Mayer, di cui ho avuto più brochure rispetto a quelle delle altre case che erano più povere, curava moltissimo ogni film e tutta la strategia. E allora queste brochurine, insomma, che ti raccontano tante storie, sono straordinarie perché ti raccontano, a partire da come vengono recensiti questi film nella stampa internazionale, nazionale e internazionale, come sono i manifesti. Quindi se anche tu hai perduto i manifesti, quali hai tutti? Tutti i manifesti nei loro sforzi. Sono degli anni 30 questi? Sì, sì. E sono un tipo di documento che non è conservato. Ci saranno anche i flani poi? Ci sono i flani, tutti i flani e tutti i tipi di inserzione, come vanno fatti, a che tipo di giornali vengono inviati, perché ti danno l'elenco anche di tutti i giornali, 48 giornali nazionali, il tipo di lancio, la campagna di stampa, come va fatta, i negozi, le associazioni con cui film, per cui c'è un film sugli ospedali, Uomini in bianco con Clare Gable,
allora prendere contatti con gli ospedali, molti contatti con le associazioni fasciste ovviamente, i Balilla, soprattutto per tutti i film per ragazzi, Avventura, eccetera. Come devono essere i bozzetti, il lancio, le frasi appunto di lancio. E per esempio i servizi sui flani, i flani, per chi non lo sa, sono delle matrici di cartone pressato che nella composizione dei quotidiani servivano per essere inseriti e ottenere il piombo, perché i quotidiani una volta li facevano con il rotocalco, ma erano di piombo, e questa cosa di cartone pressato permetteva facilmente di ottenere, ma solo montato sulla pagina, il cliché. Allora è una colonna, due colonne, quattro colonne, venti colonne, è tutta una storia che è finita con quando è cominciato il freddo, cioè quando i quotidiani sono stati stampati con la, col sistema dell'Ofsa. Credo sia il flan, è il cartone con cui venivano costruiti. E quindi è un materiale, e soprattutto quando va cominciata la campagna, sette giorni prima, qui poi bisogna interessare i negozi di dischi per questo tipo di cosa, i negozi di articoli sportivi, la moda, naturalmente tutte le... Ogni tanto bisognava anche interessare le librerie, perché usciva appunto i ragazzi di Via Palla, il libro, l'isola del tesoro, il capolavoro, quelle... ragazzi della Via Palla, mamma cioè, mia, un film di Borzagni del 35, Frank Borzagni, sì. Frank Borzagni, sì, sì. E era un capolavoro, è arrivato anche a Venezia, sì, sì. È venuto anche a Venezia. E allora questi materiali qui mi sono serviti appunto per vedere come il tipo di strategie che miranti a coprire tutto il territorio nazionale. Non c'era metro della città che non fosse occupato, illustrato da queste cose. Non c'era spazio nella testa della gente, perché se non andavi al cinema avevi rotocalchi. Si può realizzare applicando sopra un piano sagomato di cartone e legno compensato con ritagli dei nostri manifesti a quattro fogli, quindi quelli da due metri, e tanto, numero 483, e sulla scorta del presente bozzetto. È un modo completamente, non si sa nemmeno perché esiste. Ogni film, che soprattutto al Metro Goldimeyer, dà dei premi. Allora, ve ne leggo uno, a proposito di Un giorno alle corse dei fratelli Marx, cosa danno di premi, perché potete immaginare per esempio film su Giulietta e Romeo, il viaggio premio per due fidanzati a Verona, e cioè, delle cose sono un apparecchio in radio modello A4, gli altri premi consistono in un apparecchio fotografico Velta Impero F63 con due pellicole Ferrania, un orologio Villervetta infrangibile, Villervetta anche cadendo dall'ora perfetta, un viaggio a Budapest, l'enciclopedia moderna della casa editrice Sonzogno in due volumi di 4.000 pagine e 5.000 illustrazioni, una scatola di porcellana Rosenthal, e tra gli altri premi dischi, abbonamenti a riviste, un panettone gigante Motta e una dozzina delle rinomate calze Dea Lux in pura seta naturale. Questo per un film, e quando si capisce era il premio per ogni sala che proiettava, insomma. Quindi degli investimenti e delle straordinari, quindi non potevi non andare al cinema e tentare la sorte. Insomma, le ragazze che scrivono appunto i neuroni specchio, come li ritrovi, insomma, è un bel esempio di neuroni specchio, è quello di Diego Valeri, che viene a Venezia, visto che siamo poeta veneziano, sì. Vi leggo questa cosa di una sala cinematografica, insegnava all'Università di Padova. Di Padova, letteratura italiana, sì, sì, contemporanea. E anche francese. Ce n'è una nel mio sestiere che richiama ogni sera. Il film è Top Hat, sicuramente il film a cui si riferisce, può essere anche Mancia Competente. Ogni sera, coi suoi doppi spettacoli, un'enorme folla di operai di Marghera, scaricatori del porto, giovani di negozio, impiegati con famigliola,
mancano solo i marinai, fedeli frequentatori di un piccolo cinema nel centro in Frezzeria. Quel pubblico, obbediente sempre nonostante la molta esperienza, gli impulsi psichici elementari, ride e piange senza economia, secondo le esigenze del dramma. Schiocca baci quando sulla tela ci sono due che si baciano, lancia invettive contro il malvagio finalmente smascherato, accompagna col suono della diversa cennamella dantesca la ritirata di un gradasso pusillanime e si sganascia dalle risa se vede il grassone far da ballerina. Ma i momenti di massimo trambusto si hanno quando sullo schermo appare Venezia, una di quelle Venezie di cartone che gli americani non si stancano di costruire a sfondo delle varie loro follie. A vedere certi rii, certi ponti, certe gondole di pura marca Hollywood, il popolo veneziano prorompe di gioia, di allegra indignazione. Nati de cani, guarda che roba, guarda quel monaco come che voga, e così via. Dimenticavo di dire che la sala in questione è la nave di una vecchia chiesa sconsacrata nel 1810, riaperta poi al culto evangelico e finalmente ridotta a teatro cinematografico. Per esempio, un colpo di fortuna che ho avuto è di comprare degli album di spettacoli ambulanti in Inghilterra, con cinema ambulanti dai primi del Novecento al 1910, album fotografici con appunto possibilità, centinaia e centinaia di foto, con giostre eccetera, ma tantissime sale cinematografiche. Avevo casotti? Casotti, tantissimi, con il loro pubblico, con i loro organi, Wurlitzer o Gavioli, insomma, con le famiglie ben in mostra, con tutta la facciata di 12 metri, le statue rifatte, e quindi con quella storia materiale che mi interessa quando mi sento storico orco, insomma, che ha il rapporto con la carne umana, con le persone, così. E questo è stato un grande colpo di fortuna, comprato a Pordenone alcuni anni fa. Sì, insomma, sì, un signore l'aveva. Vedete, ci sono anche le cose per trasportare, i trattori per trasportarli, e sono alcune centinaia. Ne ho fatto anche una mostra, ho messo in mostra. No, io, ecco, io ho scritto proprio nei primi anni Ottanta, quando collaboravo a Repubblica, insomma, avevo proposto di fare una serie di articoli sulle cineteche di tutto il mondo, visto che le stavo visitando, insomma, poi è diventato un libro, ma a Repubblica non interessava tantissimo, ho fatto un po' di articoli, poi hanno detto, vai, i nostri lettori della cineteca di Del Miro del Caralta non è che gli interessi tantissimo, anche di Davide Turconi non è... non ci sta una serie di 20 articoli, quindi io comunque li avevo scritti, avevo intervistato dei giovani ricercatori in tutto il mondo, mi ero visto un sacco di... mi ero mosso, cioè non conto più la quantità di volte che sono andato in America tra il 77, però sempre con delle motivazioni, o ero invitato, c'era un convegno, facevo un giro in conferenza, o presentavo dei libri, quindi andavo e sfruttavo metà tempo per quello e metà per fare ricerche, lo capitalizzavo sempre, e quindi io alla fine degli anni 70 conoscevo praticamente tutto il cinema italiano che spuntava, perché poi ce n'era tanto che spuntato nel tempo, richiedeva ben altre ricerche, perché tu avevi un bello scrivere in Russia, cosa avete di film italiani? Se volevano ti rispondevano. Comunque avevo un bel quadro quando nel 79 ho chiuso il primo volume, perché sapevo cosa c'era a Buenos Aires piuttosto che a Città del Messico, sapevo tantissime cose, poi non avevo né i soldi né le possibilità di andare ovunque, in Giappone, però avevo acquisito proprio tantissime cose, ed mi ero mosso,
a Rochester era andato, a San Francisco era andato, poi quando è finito tutto continuavano a venire fuori cose, ma ormai sono andato in Finlandia a fare una tournée di conferenze e ho scoperto il fauno che forse poi è stato dato alla Cineteca del Friuli, insomma. Anche lì sono andato in questa cineteca, mi hanno detto: ma abbiamo questa copia di questo film italiano, si chiama Il Fauno. Io l'ho visto e ho detto: ma questo rispetto a quello di Torino è completissimo, tutto colorato, eccetera. E quindi ho detto: beh, trovate il modo di farlo. E così, appunto, nel 77 ho creato un caso diplomatico lì, sfruttando Repubblica, perché sono andato a Washington mi hanno detto: ma l'Italia è l'unico paese che non chiede la restituzione di film requisiti durante la guerra, requisiti in America. C'era una cinquantina di film degli anni 30, di cui almeno una ventina non c'era, non sapevo che non c'era. Allora ho avviato tutta una pratica, partendo con il giornale Lo Scoop, quelle cose lì, e il Ministero degli Esteri si è attivato, la Cineteca Nazionale si è attivata, e avrebbero dovuto, questi film, alcuni erano ancora infiammabili, hanno viaggiato negli aerei militari americani. Le bandiere rosse. Sì, hanno fatto, sono sbarcati a Napoli, poi sono... Bene, conclusione di questa mia avventura, tra le tante curiose così che racconto poi per la prima volta, così lui sì. L'accordo era fra le cineteche che loro davano queste cose e avrebbero avuto una cinquantina di copie a 16 mm per l'archivio della Library of Congress. Le copie a Roma sono arrivate, ma le copie in America non sono mai andate. Allora io le volte successive che andavo a Washington me lo chiedevano come se fossi io il responsabile della... Io dicevo: ma non ne so più niente, sono cambiati i direttori, non so cos'è successo. Comunque quella è una cosa all'italiana fantastica che ricordo ancora e di cui ero molto fiero in qualche modo, perché avevano pochi film degli anni 30 a fine anni 70, pochi film, e non te li facciamo vedere o te li facciamo allo stesso pagare. Poi invece hanno cominciato a uscire nelle televisioni private, dall'80 è stato una deregulation, quindi hai cominciato a vederne, adesso insomma... Adesso non li danno più però. Non li danno, ma li hai, cioè li compri. Adesso praticamente hai copie bellissime di tante... Anche restaurate, belle, Draicchio sta restaurando a tutto spiano, insomma. Ecco, bene, grazie.